dobbiamo pure, voi ci dovete anche capire, amici da casa, e purtroppo quando veramente non dipende da noi, ma da questi benedetti, benedetti marchingegni che ci hanno aiutato tanto tempo. Lello, ecco, carissimo, sì, ti vediamo e ti salutiamo veramente con grande affetto. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io ho un problema in corso, abbiamo due collegamenti, l'uno purtroppo è saltato per motivi tecnici, speriamo di rifarlo e quindi diciamo ti chiederemo di essere un po' più sintetico nella speranza di poter vedere anche l'altro, ecco. E poi magari torniamo, ma dobbiamo tornare a parlare col professore dei corsi online. Senti, ma sto guaio ci ha sdoganato il telefonino, è diventato un contatto col mondo, tu hai precorso i tempi, non hai precorso, ovviamente non pensavi a una catastrofe di questo tipo, però Devo dire che quando ho scritto Beat Generation, che era sostanzialmente un libro che annunciava quanto i giovani sarebbero stati always on, sempre connessi, immersi nel digitale, non mi aspettavo che fossimo tutti quanti costretti senza, diciamo, limiti a navigare per un'emergenza sanitaria. Però in ogni caso le tecnologie digitali ci hanno dimostrato di essere una straordinaria opportunità in un momento di smarrimento, di disorientamento, di crisi globale. Siamo in grado di comunicare anche con il distanziamento sociale grazie e comunque attraverso le tecnologie digitali che ci permettono di navigare, di diffondere le conoscenze, i saperi, pensiamo soltanto alla formazione a distanza, ma anche di relazionarci ai nostri cari attraverso le tecnologie digitali, come succedeva e come è successo, diciamo, ormai da 20 anni a questa parte, ma in questo momento con una maggiore consapevolezza e con la necessità purtroppo di usare le tecnologie digitali in ogni caso e in ogni modo. Professore, ma secondo lei questa nuova metodologia, voglio dire, questo nuovo metodo di comunicare attraverso i corsi online, e non solo, perché c'è anche lo smart working, eccetera, resterà un po' nelle abitudini nostre oppure, terminata questa emergenza, finirà? Assolutamente sì, resteranno le buone pratiche che abbiamo avviato con la formazione a distanza e secondo me apriranno a nuovi scenari. Per esempio il mio MOOC, eccolo qua, lo stiamo guardando, ecco, i linguaggi della creatività. Sì, sostanzialmente è un corso online in cui io faccio lezione in video sui linguaggi della creatività, sull'innovazione, sulle culture giovanili e i linguaggi musicali, ma lo faccio, faccio il docente in video, ma insieme ad altri docenti d'eccezione, che sono gli artisti, cioè Edoardo Bennato, Alex Britti, Lucio Dalla, Giovanotti, Ligabue, sono stati nel corso di questi ultimi 15 anni a lezione da me all'Università Federico II di Napoli e quindi in questo corso online noi abbiamo deciso di estrapolare le conversazioni con Giovanotti, Ligabue o Britti e inserirle nelle mie lezioni, nelle mie 6 lezioni dedicate ai mutamenti culturali, ai linguaggi giovanili, all'industria culturale, ma di volta in volta, oltre alla mia lezione frontale in una location specifica, diciamo ogni volta interessante come il Conservatorio di Napoli o il Cinema Modernissimo, io interpello i video delle conferenze che abbiamo fatto con gli artisti estrapolando gli aspetti più rilevanti di quello che ha detto Dalla, per esempio sulla creatività, intendendola come un'anomalia, una patologia umana, ma che chiaramente genera innovazione, oppure chiedendo a Giovanotti cosa ne pensa della creatività e lui mi risponde dicendo: mi piace il concetto di invenzione. E quindi da lì io poi esplicito con gli studenti, chiaramente per gli studenti, il senso e il significato di alcune parole chiavi anche dal punto di vista sociologico. Questo MOOC, il corso, diciamo, che era stato predisposto prima del Covid, che doveva essere lanciato, l'abbiamo usato per integrare le mie lezioni a distanza alla Federico II, all'Accademia delle Belle Arti, ma anche nel progetto laboratoriale Creative Lab Napoli per sviluppare imprese creative e start-up innovative per i giovani. E quindi il corso online con Giovanotti, Ligabue, Lucio Dalla, Bennato, che parlano con me di concetti importanti, sociologicamente rilevanti, viene utilizzato come un corso a distanza. È un'innovazione didattica che usa le tecnologie digitali, ma che usa anche, unico in Italia, un metodo nuovo, cioè di fare docenze anche attraverso le esperienze di quelli che sono testimoni privilegiati
dei mutamenti che attraverso i loro linguaggi artistici esprimono i cambiamenti della società italiana anche attraverso versi e canzoni. Professore, come se la cavano questi studenti? Hanno, naturalmente, man mano che passano gli anni li troveremo sempre più predisposti, tra poco insomma saremo dei virtuali assoluti, non ci vedremo manco più. Però ecco, l'apprendimento attraverso questo tipo di corso, grazie anche alle nuove esperienze, è assolutamente, credo, ormai comparabile con quello, tra virgolette, classico, no? Allora, il metodo classico è sicuramente il migliore, non vi è dubbio. Okay. Io credo che andremo incontro ad un sistema misto. Il ministro Manfredi ha annunciato che torneremo in aula e ritengo che lo faremo senz'altro, sperando che non ci siano altri drammi ad ottobre, però con un sistema misto, integrando le lezioni dal vivo con le lezioni a distanza. Questo significa anche che secondo me i giovani sono molto più predisposti degli adulti ad usare le tecnologie digitali. Lo dicevo, in Beat Generation socializzano, comunicano, navigano sempre connessi always on attraverso i loro smartphone e lo sanno fare tranquillamente anche per acquisire conoscenze, saperi, informazioni e ricevere lezioni a distanza. Però è chiaro che i giovani, come noi tutti, abbiamo bisogno, e loro in primis, di contatti, di rapporti e di relazioni umane, di un contatto fisico, corporeo, per cui dobbiamo necessariamente salvaguardare questa dimensione, perché è una dimensione importante, umana, e quindi le tecnologie ci serviranno, saranno un'integrazione utile, ma per integrare e arricchire la socialità reale con quella digitale e quindi anche il trasferimento delle conoscenze e dei saperi. Allora, sicuramente, per esempio, vi posso segnalare che su Federica Web Learning, cioè federica.eu, che è il portale di learning della Federico II, più importante, diciamo, italiano, ma tra i primi 10 in Europa, c'è anche un corso online sulla pizza, quindi sostanzialmente potete che anche conosciamo, diciamo, molto bene studiare. Esatto, chissà perché non potete non studiare, diciamo, la creatività con Giovanotti e Ligabue, ma eventualmente studiare come, diciamo, cucinare la pizza. In ogni caso, vi dico, per chiudere, poi devo chiaramente lasciarvi per altri impegni, però, che sicuramente la formazione a distanza si apre, diciamo, a nuove possibilità e a nuovi scenari di trasformazione della formazione, ma anche di trasferimento della conoscenza e dei saperi. I linguaggi della creatività è un'occasione per mettere insieme l'industria culturale, la creatività, la musica e i saperi e le conoscenze attraverso un corso online che credo su federica.eu possa essere, diciamo, fruito da tutti. Grazie Lello, grazie mille, siamo veramente ai centesimi tutti di secondo, un abbraccio, grazie. Siamo in promessa per incrociarci. Gabriella.